Se stai lottando per risparmiare denaro, non sei solo. La situazione attuale mette noi tutti in profonde difficoltà. Ci sono molti impedimenti che in un modo o nell'altro ci bloccano psicologicamente e soprattutto economicamente dalla nostra capacità di mettere da parte qualche soldino. Oggi voglio andare fino in fondo a questa problematica, in questo video, identificando le problematiche che sono principali che ci bloccano e per cui dove poter intervenire. Ciao a tutti e bentornati sul canale Io Risparmio. Io come sempre sono Pasquale, il vostro investitore e risparmiatore della Porta Accanto, nonché educatore finanziario AIEF e autore del libro Da meno 35.000 a zero in 18 mesi, libro del quale trovi il link qui sotto in descrizione nel caso tu lo volessi acquistare. Fino a pochi anni fa ero in una condizione pessima che nel mio libro racconto per filo e per segno, tentando di specificare anche quali sono stati i miei margini di miglioramento. Ma non ho mai specificato nel libro quali siano stati i maggiori impedimenti, quelli che ti costringono a non risparmiare. Oggi voglio elencare i principali e quali siano le strategie per poterli superare. Spendere soldi è facile. Spendere denaro presso i commercianti è più facile di quanto non lo fosse in passato, grazie anche alla tecnologia dei pagamenti contactless e alla semplicità con cui i pagamenti digitali si sono diffusi ed evoluti. Questo ha creato appunto delle difficoltà enormi nel poter risparmiare. Inoltre puoi inserire facilmente i dettagli della tua carta di credito o di debito su qualunque sito internet e acquistare tutto ciò che desideri in pochi minuti online. La persona media può facilmente effettuare più di 5 pagamenti con carta in un solo giorno senza rendersene conto. Questo porta anche a spendere soldi senza sapere dove vadano. Avrai sicuramente delle sottoscrizioni come Netflix o Disney Plus o Amazon Prime o il tuo abbonamento preferito, qualunque esso sia. Alla fine del mese fanno cumulo e magari non te ne rendi conto perché ognuna di queste spese, presa singolarmente, può risultare irrisoria. Tutti questi addebiti diretti possono facilmente costare centinaia di euro al mese. Inoltre, sei incoraggiato a spendere soldi, la pubblicità ti martella, non solo in TV, ma anche su internet, per farti percepire, per farti sentire quell'urgenza di comprare qualsiasi cosa ora, anche a rate, ma devi farlo subito, adesso, altrimenti ne perdi l'occasione. Amazon è un esempio, usa in maniera molto potente questa strategia, ma non è l'unica azienda lì fuori. Poi c'è l'ultima frontiera del credito al consumo. Prestiti, carte di credito in revolving, il pagamento con Scalapay o similari, per pagare anche poche centinaia di euro a rate, sempre. Tutta la situazione è un serial killer del budget familiare, senza contare che alla sovraesposizione economica si aggiungono gli interessi, che non sono certo bruschette negli occhi, come diceva Elio e le sue tese nella canzone Servi della gleba. Si vanno a costruire delle piramidi di carta che sono altamente instabili per la nostra situazione economica finanziaria. Per ovviare alle problematiche di spese facili e insestate, bisognerebbe darsi un budget settimanale per ogni spesa, magari avendo anche una porzione di soldi in tasca in contanti per evitare di spendere random, rivedendo gli estratti conti settimanalmente sul sito della propria banca, cercando degli addebiti che sono non necessari, eccessivi o completamente dimenticati e cercando di usare il meno possibile lo strumento del credito, optando per la quasi totalità delle spese della carta di debito. E evitare di rateizzare anche il piccolo caffè al bar. Rendiamoci conto che non tutte le cavolate che vorremmo sono necessarie. I soldi valgono meno. La crescita salariale in Italia si può dire che sia praticamente ferma da quasi sempre, da quando me lo ricordo io comunque. Abbiamo uno dei livelli più bassi di crescita salariale del mondo sviluppato. Magari i nostri nonni potrebbero strigliarci che non siamo stati capaci di mettere soldi da parte, ma ritengo che risparmiare in Italia al giorno d'oggi, seppure non impossibile, sia molto più complesso che in passato. Poi in un periodo come questo ad altissima inflazione c'è ancora meno soluzione immediata a questo problema. L'inflazione non è solo quella alta momentanea, ma i prezzi sono comunque crescenti anno dopo anno, a prescindere dalla situazione attuale post-pandemia e tensioni internazionali, guerra fondaie. Abbiamo comunque una media di crescita che si attesta intorno al 2% anno, ma se i salari non seguono la crescita dei prezzi è difficile per noi ottimizzare il nostro risparmio. E non si tratta solo di beni di prima necessità o anche di carburanti come adesso. Immobili, istruzione, spese anche a volte che possono sembrare una tantum, possono impattare enormemente su un bilancio familiare perché semplicemente i costi di tutto quello che ci circonda aumenta e non c'è una soluzione semplice da applicare, visto che sono variabili al di fuori del completo controllo nostro diretto. Eppure, anche in queste situazioni molto complesse subentrano molti bias che ci fanno comunque vivere al di sopra delle nostre possibilità.
Quando le tue spese superano le tue entrate, è impossibile risparmiare. Non puoi risparmiare denaro perché stai spendendo più di quello che stai guadagnando, portando a casa, e non hai nulla a disposizione da poter risparmiare. Fare acquisti che estendono i limiti di ciò che puoi permetterti non sembra così male quando non puoi vedere i contanti che escono fisicamente dalle tue mani o dal tuo conto corrente bancario. Ci sono molte aree in cui puoi cambiare le tue abitudini e ridurre le tue spese. I tuoi costi di alloggio, per esempio, potrebbero essere troppo alti. Anche se il mercato del prezzo, magari degli affitti o dei mutui, possa crescere, potresti valutare momentaneamente di un immobile più piccolo in cui andare a vivere e magari girare finché ne trovi uno a buon mercato. Anche i costi dei divertimenti aumentano e magari spendere una serata in meno fuori con la famiglia o con gli amici o per lo shopping, con questo aumento dei prezzi forsennato potrebbe forse aiutarti a risparmiare molto di più. Al di là di questo, non c'è molto che puoi fare se già metti in pratica queste buone abitudini, se non aspettare che il mercato si corregga, a meno che tu non riesca ad ottenere un aumento del tuo stipendio o ottenere un lavoro diverso che sia meglio retribuito. Sicuramente cercare occasioni dove puoi pensare a come ridurre il costo complessivo della tua vita, come i costi di proprietà dell'auto, o la spesa quotidiana, ad essere più realistico nelle spese in momenti difficili come questo, possono effettivamente fare la differenza nel risparmio. Allocare i risparmi. Se pensi di poter risparmiare una grossa cifra parcheggiando i tuoi soldi in un conto di deposito o di risparmio, potresti sbagliarti di grosso. I tassi di interesse sui conti di deposito, neanche a parlarne poi sui conti correnti, anche per quelli vincolati, sono di un ridicolo da fare paura. Neanche in un periodo di bassa inflazione riesci a stare al passo con i rendimenti, ma non sono inutili a mio parere, perché a mio parere sono dei buoni veicoli per praticare e sviluppare delle buone abitudini di risparmio. Basta non fare affidamento su di loro per guadagnare grandi ritorni. Ma cominciare da lì per creare il famoso conto di emergenza, beh, è un buon punto di inizio. Il problema è che molte volte non dai priorità al risparmio. Se non sai dove vuoi essere finanziariamente, allora potresti pensare che dovessi rimandare il risparmio finché non ti trovi in una situazione migliore o guadagni di più rispetto ad adesso. Non puoi risparmiare denaro perché non hai preso l'abitudine e il risparmio non è una priorità. Risparmiare qualcosa, anche se una piccola somma, costituisce i muscoli, le fondamenta, il modo abitudinario in cui si sarà formata poi la tua situazione finanziaria futura e quindi questa tenderà a migliorare. Inoltre, piccole somme si sommano fra di loro e avere quei soldini nascosti è meglio che non aver risparmiato nulla. Quando crei il tuo budget, considera i risparmi come una spesa che devi pagare, assolutamente una spesa necessaria. Rendi il risparmio una priorità trattandolo come un pagamento che non puoi saltare e includendolo nel tuo budget. Non importa quanto grande o piccola sia la quantità, non puoi risparmiare denaro perché non hai un piano, un obiettivo specifico su cui lavorare. Avere un obiettivo e qualcosa di concreto su cui andare a portare i tuoi risparmi ti dà un punto di partenza per fare un piano ben definito per raggiungere quell'obiettivo. Inoltre è facile vedere che piccole quantità si sommano un pochino alla volta. Essere in grado di monitorare i tuoi progressi e vedere te stesso avvicinarti al raggiungimento del tuo o dei tuoi obiettivi serve anche come motivazione ed incoraggiamento. Trova un numero specifico che desideri mettere da parte e una scadenza per raggiungere quell'importo. Se hai un'esigenza o un acquisto specifico per cui stai risparmiando e puoi collegarti a questo obiettivo, è ancora meglio. Da lì suddividi il tuo obiettivo in piccoli passaggi, in piccoli step, e pianifica quanto tu debba risparmiare per ogni busta paga per raggiungere questo obiettivo entro la scadenza che ti sei prefissato. Assicurati di monitorare i tuoi progressi per vedere se sei nel target giusto e per raggiungere il tuo obiettivo nei tempi che ti sei definito. Il risparmio non deve essere impossibile o difficile. Puoi iniziare semplicemente impostando un trasferimento automatico su un conto di risparmio ogni giorno di paga, che è il metodo di risparmio forzato, quello che utilizzo io tra l'altro per tutto. O sul conto broker, se hai invece il desiderio di fare investire, di poter investire i tuoi soldi. Molte persone commettono l'errore di sedersi sul proprio denaro invece di investirlo, con i millennial che secondo alcune stime sono i peggiori trasgressori. Quando si tratta di ritorno sull'investimento, le opzioni in contanti, come i conti di risparmio e i conti di deposito, sono sicure, ma hanno le prestazioni peggiori di azioni, fondi, proprietà fisica, obbligazioni o altri strumenti finanziari. E se pensi che questi siano troppo difficili, chiedi aiuto o approfondimento assieme a un consulente finanziario indipendente per questi prodotti specifici. Oppure, nel caso di aiuti di educazione finanziaria, come ad esempio eliminare i debiti o risparmiare meglio, a un educatore finanziario, quale ad esempio sono io. Bene, fammi sapere nei commenti qui sotto cosa ne pensi di queste mie considerazioni. Se questo video è stato di tuo gradimento, per favore ti chiedo di supportarmi veramente con pochissimo, lasciando un bel pollice in su per l'algoritmo di YouTube, per farmi
farmi crescere sulla piattaforma. A te costa un attimo, ma per me significa veramente il mondo. Se poi sei nuovo su questo canale, ti chiedo per cortesia di iscriverti e cliccare la campanella delle notifiche affinché tu non possa rischiare di perderti nessun contenuto successivo. Se poi vuoi organizzare una call di educazione finanziaria, puoi trovare il link qui sotto in descrizione. Bene, anche per oggi è tutto e non mi resta solo che dirti arrivederci, salutarti, a un prossimo video. Ciao!